Eccoci subito pronti per giocare una nuova partita. Cercherò sempre di dare un aspetto didattico alle diciamo, l'apertura che affronto. Qui sto giocando un'apertura francese. Questa posizione è la posizione principale della francese, dove il bianco può decidere tante mosse. Cavallo D2, variante Tarrasch, è una delle tante possibilità. A questo punto vi propongo una linea. Adesso vi spiegherò anche il perché, che rientra tra le linee minori. Cavallo in D2 vuole cercare di creare uno sviluppo del genere. Pedone bianco va in C3 e con D4 E4 avrà un forte controllo lì al centro. Ci sono tanti modi di interpretare la partita, tra cui anche la cattura in E6. Lo sviluppo che vi propongo è con cavallo in C6 per provare a rafforzare il centro della scacchiera. Quindi cavallo C6, la mia idea è giocare cavallo F6 e poi eventualmente portare i miei pezzi lì proprio verso il centro. L'idea è facile: cavallo F3 è considerata la mossa principale, il cavallo in F6 attacca lì al centro, in caso di E5 il cavallo nero ripiega in D7, così come è avvenuto adesso, per poi rompere e aggredire la struttura pedonale del centro, che è molto forte, con la spinta in F6. Quindi F6 aggredirà immediatamente il centro ed è proprio quello che voglio cercare di fare. In caso di cattura, la donna nera si sposta in una casa utile. Questo, diciamo che è l'apertura. Considero che il mio avversario sappia cosa stia facendo, perché effettivamente sta seguendo le linee principali. Piano del nero è semplice: il nero vuole mettere un alfiere qui, arroccare lungo, e poi, se ci sarà occasione, cercare di fare 5. Quindi alfiere D6, la mossa che gioco. Ci sono delle mosse molto silenziose. Mi piace utilizzare questo termine quando si tratta di mosse non evidenti, quindi o si conosce l'apertura oppure sarà molto difficile trovarla. Tipo alfiere per C6 con l'idea di giocare cavallo B3, cavallo A5. Cavallo F1, ok, arrocchiamo corto. E questo cavallo solitamente va in G3 o in E3 e qui sono certo che il mio avversario conosca l'apertura perché mi ha giocato una manovra forte. E mi ha giocato una manovra che o si conosce o realmente è difficile da giocare. L'idea iniziale, la mia precedente idea, era quella di giocare 5. La controindicazione adesso è che in caso di cattura, poi la regina bianca potrebbe catturare D5 con scacco e quindi guadagnare un po' di iniziativa. Sono d'accordo in parte perché lui è in ritardo di sviluppo, quindi anche se lui catturasse in D5 con scacco, io sposterei e poi vedremo chi ha ragione, perché è in una posizione come lui cattura in E5, io riprendo di cavallo, donna per D5, il re si sposta, il bianco ha difficoltà perché con questo re al centro un possibile cavallo nero minaccerà la cattura in F3 e questo cavallo in F3 potremmo anche considerare per certi versi inchiodato perché dietro di lui c'è un pedone F2 da difendere. Quindi donna per D5 va pensata, va approfondita perché è una scelta importante. È quel momento in cui un giocatore deve decidere se superare quella linea, tra virgolette, di non ritorno. Se io gioco donna per D5, imposto uno schema tattico e se gioco verso quella sensazione, quelle posizioni tattiche, non posso più evitarle, non posso più ripiegare qualcosa di più tranquillo. Quale potrebbe essere un'alternativa? Ok, su donna per D5 vedo sia alfiere 6. Che interessante, forse è proprio quella che giocherò. E che re H8. E l'alternativa a donna per D5 probabilmente una più tranquilla alfiere in E2. Alfiere 6 guadagna un tempo sulla donna, tempo importante perché successivamente arriverà cavallo per F3. Vediamo se ci sono altri ulteriori dettagli, perché dopo cavallo F3 il finale, la struttura pedonale è senz'altro superiore per me. Potrei forse creare ulteriori complicazioni con torre 8. E torre 8, diciamo che lui arrocca, ma senza pensar molto, cavallo per F3 è senz'altro un'ottima mossa. Se catturasse di pedone a quel punto ci penso, e probabilmente se catturasse di pedone torre 8. Immagino che catturi di donna. Anche se catturando di donna c'è sempre questa fastidiosa idea di donna E5 da considerare. Vediamo, donna E5 chiaramente è fastidiosa, su donna E5 seguirebbe donna E2 perché difende l'alfiere attaccato dalla regina nera,
e in caso di cambio invece il finale, la posizione che si prospetta è sicuramente leggermente migliore per me. Ok, gioco questo cambio, il pedone in F3 è un pedone già attaccato, lo catturo di cavallo perché voglio evitare che alfiere per C6 possa rovinare la mia struttura pedonale. In caso di F4 torno indietro, ok, qui cavallo per F3 senz'altro. E come vedete, il nero è contento della posizione raggiunta, la sua struttura pedonale è nettamente superiore. Adesso il piano è facile, il piano è fare pressione sul punto F2, probabilmente avrei dovuto giocare alfiere C5 prima, e per fare pressione sul punto F2 chiaramente c'erano idee tipo alfiere H3 o alfiere C4. Questo è uno dei motivi per cui alfiere C5 prima sarebbe stata un po' più forte. Vediamo un po' come potrei proseguire. Intanto gioco B6. B6 per in futuro, chissà, giocare alfiere C5, che seppur brutta, perché rovinerò la mia struttura, se guadagno un pedone, rientra tra le mosse possibili. Re G2, punto interrogativo. Punto interrogativo perché mi dà l'idea di fare H5. Se cavallo per, alfiere scacco. Se non cattura, e chiaramente non deve catturare, la mia idea è fare H4 e quando gioco H3 e guadagno un tempo con iniziativa. Non mi ha convinto molto. Occhio, qui si stanno creando temi di tattici perché anche questo scacco prima o poi potrebbe essere noioso. Ok, vediamo un po' come si potrebbe un po' punire il gioco avversario. Ok, direi H3 senz'altro. Questo alfiere lo mantengo, il suo re andrà in G1 e gioco alfiere 5 per mantenerlo in gioco e successivamente cerco di portare una torre da questo lato. Ok, torre F6 riesce in questo, occhio perché voglio entrare qui in G6 con scacco, e qui ho un alfiere per H2 che è quasi vincente perché la minaccia tattica è torre per E3, perché il pedone in F2 non è più, non è difeso. Ok, torre per E3, non si è accorto di questa minaccia, immagino che possa anche arrivare l'abbandono, e l'apertura è andata molto bene, come avete visto questa linea della francese è molto semplice da giocare contro la variante con cavallo D2. Chiaramente il bianco potrebbe giocare anche in altro modo, però è veramente semplice da nero cercare di giocarla.